credo che sia importante dirselo, perché sennò ovviamente non avrebbe senso nulla. Credo che voi sappiate, mi piace dirvi questo numero, che se voi andate a sommare nelle elezioni del 2012 i voti presi dai candidati sindaci che non sono nemmeno arrivati in consiglio comunale, ce ne erano 17, il voto di quelle esperienze fanno il 18,5% dei votanti di allora. Sto dicendo che per quanto sia stata significativa l'esperienza con Lucini, ovviamente non ho nulla assolutamente da recriminare su quella scelta che abbiamo fatto tutti insieme, anche con una grande passione. È vero che in questi anni le problematiche ci sono state, la continuità con Lucini è stata, come dire, resa impossibile anche dalla scelta stessa del sindaco uscente di ripresentarsi. Sul fatto del dialogo voglio essere chiaro fino in fondo. Io nei mesi passati, non nei giorni passati, nei mesi passati, dialogato con tutti. Il dialogo, come dicevo prima, come asse portante, non è io ho deciso questa cosa, tu cosa ne pensi? O meglio, io ho deciso questa cosa, allora aderisci. Non funziona. Io credo che i cittadini capiscano bene che ci sono non soltanto dei contenuti delle cose che si dicono o si fanno, ma ci sono anche dei modi e dei perché. Prima del che cosa c'è il perché e dopo il perché c'è il come. Io non giudico gli altri, ma penso, come altri con me, che ognuno di noi abbia una coerenza da portare avanti, una storia da continuare, una responsabilità da rappresentare. Non trovo assolutamente imbarazzante la domanda che mi viene posta, ma credo che debba essere rivolta ad altri. E credo di essere anche stato nella giunta Lucini la persona che ha tenuto insieme. Credo di essere stata la persona più disposta a mediazione. Credo di essere stata la persona che ha più contenuto eventuali punti, diciamo, di dissonanza in ordine a uno stile di lealtà che credo che sia dentro un percorso come quello che abbiamo fatto essenziale. Poi evidentemente quando, come sta succedendo, rispetto ad altre proposte di altri percorsi, ostinatamente, ma l'ostinazione non è una caratteristica mia, ostinatamente, qualcuno decide di andare avanti per la propria strada, io rispetto questa scelta. Però insisto col dire, io continuo a mantenere dal punto di vista personale e umano e anche affettivo ottime relazioni con tutti. Non ho rancorosità, non ho frustrazioni, sono amico davvero di molte delle persone che hanno scelto di fare altri percorsi. Però qui, attenzione, mettiamo in campo una cosa che io chiamo responsabilità. Il panorama dell'offerta politica senza di noi, lo dico senza imbarazzo, avrebbe un buco, un vuoto. Noi crediamo, lo diranno gli elettori, se scioccamente, ingenuamente, stupidamente, oppure avendo ragione, di colmare uno spazio vuoto. E ci tengo a dire, senza improvvisazione, perché sta, mi sembra, nelle cose, che questa è una città grande come un fazzoletto in cui ci si conosce quasi tutti.
in grado di sapere chi è Bruno Maganti e chi è chiunque altro. Non ho mai, ma dico mai, voluto generare fratture. Altri invece hanno fatto un percorso diverso, pazienza, vedremo se ci saranno punti di rincontro dopo domani. E noi sappiamo che probabilmente nessuno è in condizione di partecipare alle prossime elezioni amministrative vincendo al primo turno, nessuno. Noi non siamo per fare i comprimari, io vi dico che faremo una campagna elettorale diretta ai cittadini, avendo in mente un interlocutore ampio. Non siamo a fare testimonianza, siamo a portare un'esperienza, siamo a portare una visione, siamo a portare un contenuto, siamo a portare, l'ho detto prima, anche una capacità di relazione, che, lo dico senza particolare sottolineatura d'orgoglio, ma che nei fatti, so che la comunicazione non viene fatta se non attraverso i media, però una cosa che mi conforta è che parlando con le persone, il signor la qualunque per capirci, ho la sensazione che abbia capito, che capisca, che sia più vicino al nostro sentire di quanto non possa essere percepito da un immaginario che invece sta dentro, come dire, una rappresentazione che pure è legittima, ma io considero un po' lontana dalla. Circa l'obiezione, perché usciamo oggi prima delle primarie, certo che c'è anche qui una volontà, evidentemente. Vogliamo dire ai cittadini, cioè prima delle primarie, che non c'è solo quella cosa lì, legittima, dignitosa, per carità, e vogliamo dire ai cittadini che c'è un'offerta di uno spazio politico, come dicevo prima, qui abbiamo detto si afferma in senso politico, di Civitas rispetto a quello geografico del termine. Non siamo città in senso geografico, siamo città in senso politico, nel senso che siamo luogo di relazione, di incontro, di operosità, di costruzione, di fatica, di amministrazione. Ci vuole mettere anche di amministrazione. L'amministrazione non è un'altra cosa rispetto alla città, è una parte della città, è un elemento della città. Questa idea dell'amministrazione è qualcosa d'altro, come qualcosa con cui confliggere, la lagna continua. Questa cosa capite che non può andare avanti per l'eternità. Noi vorremmo un'amministrazione che fosse percepita dai cittadini come propria, non come di altri. E qui torno al discorso di prima del rischio dell'occupazione delle istituzioni, da parte di istituzioni legittime come i partiti, ai quali io do ovviamente il compito che hanno, e al quale riconosco il valore e la responsabilità che hanno. Ma ho sempre pensato, e questo lo porto dall'esperienza dei 20 e passa anni passati, all'idea che i territori abbiano bisogno di un'interfaccia. Ho detto prima, autonoma e autorevole. Non sono degli slogan, sono proprio dei convincimenti profondi. L'interfaccia tra il territorio e le risorse di governo. Io vi dico una banalità, ma non è una banalità. Mi è capitato nei mesi passati di parlare di alcuni dei problemi che ho seguito come assessore. Ne dico uno per tutti: minori stranieri non accompagnati. Chiedendo gli strumenti che io ritengo, operando nel territorio, essenziali per affrontare determinate situazioni. Se chi ha il compito di fare le leggi, quindi di fornirti gli strumenti, ti fornisce degli strumenti che non sono idonei alla soluzione del problema, ad affrontare quella situazione, che magari sono generativi di nuovi problemi, è chiaro che non ci siamo. Questo è il ruolo di chi governa e, diciamo, la conduzione verticale è un compito anche dei partiti, però attenzione. C'è una responsabilità delegata da una cittadinanza a un'amministrazione che deve recuperare autorevolezza.
continua e forte sul tema del piano di zona che tratta le problematiche sociali. Ma bisogna andare avanti su questa strada, capite? Bisogna che il capoluogo torni a essere il capoluogo, ammesso che questa prova abbia senso. Che la Civitas che qui abita diventi anche fulcro e perno per quanto riguarda i territori che stanno attorno. Siamo in grado di ricostruire questa qualità, uso la parola qualità. La qualità si costruisce con strumenti e persone, ma si costruisce anche con un atteggiamento e una ambizione, non ambizione personale, ma ambizione culturale.